Pit Femini, benvenuti a un nuovo video del Pit. Già faccio vedere facce. Ragazzi, allora, non perdiamo tempo. C'è poco da dire, ma tanto da fare. Abbiamo già avuto tante informazioni, ci troviamo ovviamente nella presunta casa di Esther. E l'ultima volta che siamo stati qua, c'eravamo solo io, Debbie e Simo, e abbiamo ricevuto effettivamente delle risposte dalla Black Box molto importanti e molto delicate, soprattutto sulla situazione di Esther, che a sto punto pare che Carlo sia il fratello e che lei era incinta. Tanti di voi ce l'avevano già scritto e effettivamente devo dire che tanti di voi ci avevate già visto lungo. Sì, okay? Soprattutto molti ci avevate scritto, ma subito dopo le prime indagini, sì, quando era uscita la parola imbarazzo. Brava. Molti di voi ci avevate segnalato che un tempo quella parola era utilizzata per indicare una donna gravida, incinta. E quindi noi che cosa abbiamo voluto fare stasera? Siamo ritornati qua, ovviamente abbiamo Vinci in più, e vogliamo, diciamo, battere su questa pista qua, perché mancano ancora dei tasselli importanti. Anche perché due occhi e due orecchie in più sono fanno sempre... Quindi loro scatteranno e noi cominceremo a fare domande, vogliamo sapere di più su questo Carlo e... Io in particolar modo vorrei sapere, perché so che tanti di voi sono anche curiosi da questo lato qua, cioè sì, ma Esther è andata a questo convento incinta o ha partorito prima e poi è andata dopo al convento? Cioè ci sono ancora delle cose io da capire. Io sarei tanto curiosa di sapere se la mamma di Esther ha qualcos'altro da dirci. Giusto, giusto, giusto. Ok, non perdiamo tempo, raga. Accendiamo l'M1, macchine fotografiche e via. Via. Pronti. Allora, un'altra cosa interessante che vogliamo provare stasera è una novità che ci portano. Era qui dietro. Era dietro di me. Cosa? Cosa hai visto? E qua, si muove. Sì, ma è il vento. Sembrava di là il film. Sì, era dietro di me, raga. Aspetta, proviamo subito. Vabbè, stavo dicendo. Ecco, proviamo subito. Allora, vedete Vinci con una macchina fotografica compatta. Diciamo di quelle che poi si usano nelle vacanze solitamente, queste macchinette qua. Ma questa è leggermente diversa, perché il nostro buon boss, Igor, ci ha fatto una piccola modifica e che stasera andremo a testare, ovvero una macchina full spectrum. Ovvero lavora su una gamma di colore invertita, che tante volte ti fa uscire fuori cose che solitamente sono più scure delle altre. Quindi ragazzi, se andassimo ad acchiappare qualcosa si vedrebbe praticamente in diretta. Wow. Mentre Simo, io invece questa sera proverò a fare lunghe esposizioni, visto che col flash provo diverse volte. Questa sera farò l'esperimento di piazzare la macchina senza flash e senza luci in lunga esposizione, per vedere se è una metodologia che può funzionare. Ok. Giusto. Quindi, giusto, raga, tanta sempre roba. Provare. Esatto. Sempre solo provare. Sperimentare. Come ho detto l'altra volta anche, provare, provare, riprovare. Sì, sì, perché forse solo così si raggiunge la verità. Iniziamo. Vai. Di nuovo, di nuovo. Ragazzi, c'è un tun tun che ci segue. Ci sentiamo dei tonfi. Anche prima, quando non eravamo in rec. Sì, sentivano i tonfi. E boh. Sembra, posso dire, una cosa macabra. Qualcuno che sta battendo. L'ho pensato, però. Qualcuno che sta battendo. Di nuovo? Dal pavimento. C'è qualcuno intrappolato, nascosto, che sta chiedendo aiuto. Cos'era? Cos'era un urlo? Sì. L'ho sentito anch'io. Sua... No, raga. C'è stato un verso. Raga, c'era un verso strano oltre la mia macchina. C'è qualcuno intrappolato qua? Cos'è?
Cosa stavi dicendo? Che non c'è la stessa aria dell'altra volta. Cioè cosa... Cosa che non va. Ah, io ve l'ho detto appena sono entrato. Sì, è vero. Quello è vero. Ti ricordi che non lo riuscivamo a capire? Ti ricordi che io a un certo punto ti ho detto: io ho la sensazione che qualcuno ci sta aiutando stasera? Sì. Perché ci sono state delle formazioni, ma non stiamo parlando con i protagonisti. Ti ricordi quando ti ho detto: Carlo, ci ha sempre dato una sensazione negativa. E quella sera lui non si è fatto sentire. Carlo? Oh. Carlo? Cosa? Non lo so. Un rumore e... Ho la stessa sensazione quando la prima volta siamo venuti con Marco e Jack. Ho dei brividi sulla testa. Marco e Jack avevo quella sensazione. Carlo? Che cavolo era? Raga! Cosa c'è? È passato qualcosa davanti a te. Che cavolo era? Che cavolo era? Paolo, l'ho visto, te lo giuro, l'ho visto. No, raga, ascoltatemi un secondo, adesso vedo. È passato qualcosa davanti a te, Topo? Sto prendendo un attimo paura. Voglio capire, aiutatemi un attimino voi due. Vedete quest'ombra che c'è lì sul muro, che è probabilmente di una pianta? Sì. Ok? Quest'ombra qua. Questa qua. Sì. Ok. Non so da che cosa sia provocata. Ah, vedi, guarda, ah, vabbè. Parami. Parassimo. Non sei tu. Se qualcosa non sono testando, raga. Sì, ma raga, io però l'ho filmato. L'hai visto? Passa un'ombra nera davanti a Debbie. Ah. E davanti a te, Vinci. Vedi, io... Ne avevo lo sguardo qua per terra. Vinci era davanti a me, chinato per terra. Sì, io ti passa guardo. Qualcosa davanti. Paolo, e davanti a Debbie. Paolo e Carlo. Paolo, ti ricordi quell'ombra nera che... Che abbiamo fotografato, filmato, che ha analizzato Simo. L'ho analizzato io, sì. Abbiamo chiamato... È proprio una brutta sensazione sto giro. Guarda che qua è arrivato Carlo a sto giro. Sì. È arrivato Carlo. Carlo? È arrivato lui. Fatti vedere allora. Cerca di fermarti in qualche punto. Te l'ho già detto l'altra volta, forse non so se mi stavi ascoltando o cosa. Comunque ti posso garantire che ormai... Non puoi raccontarci tante bugie a noi, perché noi abbiamo saputo che cosa hai fatto. Aspetta. E con chi eri d'accordo? Con tuo padre, con Giacomo. C'è qualcosa che non va a sto giro, eh? E lo so, perché non c'è una bella atmosfera. Ricordiamoci che ora noi sappiamo che Carlo... Ha compiuto un omicidio. D'accordo col padre. Ha ucciso Giorgio. Il fidanzato della sorella, ragazzi. Non lo so. Cosa? Infatti. Sentito? Raga, ma sono pietre nel prato. No. Sono pietre lanciate nel prato. No. Come pietra lanciata nel pietre prato? Pietre lanciate nel prato. Questo è un rumore di un tonfo di una pietra lanciata nel prato. Perché non rimbalzo? Non rimbalzo? Raga, sono tonfi da sotto. Non l'avete ancora capito che c'è qualcosa? Qui. Non c'è nessun lanciatore di pietra nel prato. Mi andavo a vomitare. Perché ti gira la testa? No, proprio... Non è neanche freddo perché stasera... No, non fa zero, fa zero freddo. Freddo, poi viene tardi che... Sta da Dio stasera. C'è qualcuno? Stiamo calmi. C'è qualcuno? Sì. Io l'ho capito subito. Ragazzi, c'è niente da dire. Ho capito subito. Troppi anni che faccio sta roba. Quando è arrivato Carlo, se ti ricordi, Paolo, Jack non stava bene. Lo so. Io avevo mal di testa.
Capito subito. È un'energia non bella. No, no, ragazzi, è un killer. Non scherziamo. Non scherziamo, questi sono subdoli, eh? Questi non ti accendono l'M1. Questi ti spaccano in due. Che lavoro faceva Carlo? Bravo. Che lavoro faceva Carlo? Bravo. Boh. Se glielo chiedessimo? Certo. Appena accendiamo la black box glielo chiediamo sicuro. Carlo, sei qui? Potrebbero essere molto arrabbiati con noi, eh? Perché pian piano stiamo facendo emergere la verità su Esther. Esther era incinta. Era incinta probabilmente di Giorgio. E a voi questo dava fastidio? All'epoca i genitori le mandavano a far suore per evitare che poi il paese parlasse male di un figlio. Sì. È vero. Ma se fosse stata incinta? Non potevi mandare una donna incinta in un convento. Le nascondeva. Potrebbe essere questo il motivo per il quale le altre sorelle, quando noi siamo andati al convento, ci hanno praticamente palesato un... come si può dire? Una discriminazione, esatto. Bravo. Una discriminazione, bravo. Perché comunque avevano una stanza dove lasciavano le persone là dentro. L'avevano emarginata. Però, e se avessero aspettato che lei partorisse? E il figlio? E per poi farla suora? Il figlio però? E il figlio? Dov'è? Raga, è da fuori. Certo che è da fuori. Ma da fuori? Cioè siamo fuori. Nel nulla. Qualcosa sta tirando, qualcosa. E l'abbiamo già visto questo fenomeno, Paolo. Adesso sto parlando proprio su una base... Cioè, da persona che viene con voi. Sì. Abbiamo già visto roba che vola, eh. I sassi ci hanno tirato addosso diverse volte. I sassi sono volati più di volte. Sì. Al di là di tutto mi è venuta in mente una cosa. Perché noi abbiamo scoperto che Carlo... Comunque raga, qua dentro è tutto mezzo bruciato. Sì. Carlo è in accordo col padre, probabilmente in accordo col padre, esatto. Hanno ucciso il fidanzato di Esther. Mm-hmm. Però quello è quello che è successo veramente. Ma è quello che hanno fatto passare o hanno fatto passare il classico litigio amoroso, moglie che ammazza il marito? E poi lei per purificarsi, diciamo, hanno fatto passare lo stupro, raga. Esatto, io ci ho pensato tanto, anche mentre siamo andati a fare Azzurrina, comunque ho pensato tanto alle cose che sono uscite. Secondo me hanno giustificato l'atto con Giorgio ha stuprato Esther. Esatto, e l'ha messa incinta con uno stupro. Così, così la loro spedizione punitiva era giustificata. In realtà Esther sapeva la verità. È un po' per cercare di purificarsi se stessa, esatto. E non vivere con questo groppone, diciamo. Tira brutta aria. È arrivata adesso. Chi? Aria. Fredda? Una folata. Ma da un pezzo. Le gambe. Sì, no. Paolo, accendiamo la black box e vediamo se qualcuno ci parla. Ok. Accendiamo. Stiamo analizzando alcune foto legate alla casa di Esther. A differenza della mia solita macchina fotografica che ho utilizzato, buon Paolo ci ha modificato questa piccola Kodak da 12 megapixel, che poi è un formato molto piccolo, in una full spectrum, ovvero tende a prendere i colori e invertirli in maniera tale che si possa vedere meglio alcuni toni, cioè le alte luci, anche se al buio. Infatti, tante volte il full spectrum serve proprio per scattare al buio dentro posti chiusi piuttosto che paesaggi molto scuri. E cosa andremo ad analizzare? Qui dietro di me c'è semplicemente una foto dove oltretutto Paolo è uscito un po' di sbieco, ma nel guardare questa foto è uscito un particolare che in alto, vicino alla griglia, si vede proprio di un colore nettamente diverso un bel orbs. Ripetiamo, l'orbs non è nient'altro che, in teoria, un piccolo granello di polvere che si deposita davanti o passa davanti alla fotocamera quando la messa a fuoco è dietro prima e quindi crea questo cerchietto. La differenza di quest'orbs, a quel chiedo anche a voi un'opinione, è che è messa a fuoco, è vicino alla griglia, quindi la domanda è: siamo sicuri di che cosa sia questo orbs? Se è un granello di polvere o qualcos'altro?